amore grande per questo quartiere e ho un amore grande per questo gruppo, per questo staff di lavoro che è la quinta municipalità a Napoli, quartiere Vomero Arenella, e ho un amore grande per il presidente della municipalità e del quinta municipalità ovviamente, Mario Coppeto, perché è un uomo straordinario. Buon pomeriggio, dottor Coppeto. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio. L'ho confessato pubblicamente che ho un amore straordinario per te e il tuo staff. Le cose bisogna chiamarle sempre per nome, sei d'accordo con me? Grazie, sono d'accordo. Sono assolutamente. D'accordo. Allora, con tanto amore e con tanta passione, come ce l'abbiamo messa l'anno scorso, stiamo lavorando, state soprattutto lavorando tu e il tuo staff, alla Notte Bianca 2015, che ha tra l'altro un titolo, un claim importantissimo, che alla luce della notte, la notte della legalità, e quindi quest'anno ancora più importante. Sì, ci aggiungerei un'altra parola a quest'anno, voglio dire, non ci siamo sprecati nei termini, alla luce della notte segnali positivi. Noi vogliamo parlare di legalità parlando di segnali positivi, di cose semplici per poter vivere meglio, cercando di recuperare i gesti appunto positivi, cercando di trasmetterli attraverso dei comportamenti. Noi dedicheremo una notte a fare questo, ovviamente dentro un percorso anche di culturale, un percorso di arte, percorso di musica, perché no, anche di divertimento. Direi proprio di sì. L'anno scorso 600.000 napoletani che arrivavano da tutta la regione, insomma, hanno come dire, ricevuto questo messaggio importante, positivo, no? Dello stare insieme, però come dire, volendosi bene e soprattutto cercando di dividersi, di condividere dei messaggi importanti, dei momenti importanti come quelli che ci sono stati in tutte le piazze collegate alla Notte Bianca l'anno scorso. Quest'anno, noi vogliamo, sì, quest'anno il richiamo è ancora più importante, perché insomma parliamo di messaggi molto importanti. Noi abbiamo messo al centro della nostra iniziativa la legalità, perché vogliamo, come dire, a partire dai successi passati, come tu ricordavi, di Vomero Notte, non stare più sul generico, ma vogliamo, esatto, che ogni notte, spero che le notti prossime che verranno nel nuovo mandato amministrativo possano cogliere questo segnale e quindi parlare di tematiche. Quest'anno noi cominciamo con la legalità, avremo tra l'altro degli ospiti estremamente importanti tra di noi e quindi avremo soggetti su cui riflettere, con i quali riflettere per poter essere, diciamo così, in campo, perché la legalità, noi diciamo, sembra banale, è molto meglio dell'illegalità, ma l'illegalità non è soltanto quello che noi avvertiamo quando sentiamo un telegiornale di morti ammazzati, di grandi rapine. La illegalità è anche quello che accade intorno a noi quotidianamente, a volte, certo, anche i nostri gesti, no? I nostri, esatto, gesti, esatto, 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 disegnano un percorso di illegalità. Vogliamo lanciare questo messaggio, consapevoli che non basta una notte, assolutamente, assolutamente, 10, 100, 1000, però abbiamo la presunzione di voler cominciare. Direi proprio di sì, con il sorriso, vero, che mi sembra un'altra parola chiave di questa Notte Bianca, con, no? Il sorriso, con la gioia, con come dire, i segnali positivi, perché noi abbiamo disperso un po' i segnali positivi. Io sono preoccupato quando vedo due ragazzi o anche due adulti che sono seduti su una panchina e tra di loro comunicano con il cellulare, quello mi preoccupa, quello non sì, è un segnale molto triste, positivo. Molto triste togliere il cellulare. Allora noi diciamo semplicemente guardatevi, abbracciatevi, baciate, state toccate, insieme, certo, fate delle cose, voglio dire, che ci riportino all'umano. Direi proprio lo vogliamo di sì, dire in una notte tutti quanti. Direi proprio di sì, con l'aiuto della musica, che lì dove non arrivano le parole arriva la musica, questo sempre, da sempre. L'arte, la musica e la cultura. Da sempre così. E di arte, di musica e di cultura ce ne sarà in abbondanza su tutti i palcoscenici delle piazze collegate, che anche quest'anno saranno diverse, vero Mario? Sette piazze, sette luoghi per dettagliare tutta la municipalità, dal Rione Alto a San Martino, passando per il Borgo di Antignano, Piazza Muzzi, Piazza Fuga, Piazza Vanvitelli, quattro giornate. E appunto Piazzale San Martino. Tra l'altro, tanta musica, tanta allegria e tanta arte. Assolutamente. Tra l'altro, noi di Radio More Napoli saremo collegati anche proprio dalla vetrina di Coin tutta la giornata di sabato ad anticipare quello che poi accadrà sul palco centrale di Piazza Vanvitelli la e sera. Ormai è un connubio inscindibile, quindi direi di sì. Direi di sì. Amore, direi di sì. Amore, direi di sì.
direi di sì. Amore per questo quartiere, amore per la nostra città, amore per le cose belle che insomma devono ritornare in prima pagina, perché la nostra Napoli merita un posto d'onore, è la capitale dell'arte da sempre e deve riappropriarsi di quel posto che insomma qualcuno cerca ancora di scipparle e di rubarle. Però volevo chiederti una cosa, Mario, l'anno scorso c'è stata un'organizzazione strepitosa da un punto di vista dei trasporti, cioè veramente il napoletano che voleva raggiungerci dalla provincia piuttosto che dalla città non ha avuto nessun problema per arrivare nelle piazze collegate e poi anche fare ritorno a casa. Sarà così anche quest'anno? Assolutamente sì, e aggiungo, io ritengo che una notte bianca funziona non soltanto perché abbiamo la capacità di divertirci, funziona perché tutto il sistema corredo funziona, altrimenti non è una buona cosa. Io voglio essere giudicato su queste cose. Noi ci impegniamo a fare arrivare i nostri concittadini, gli ospiti, i turisti nelle migliori condizioni possibili, per cui vi chiediamo di non usare l'auto, di venire con i mezzi pubblici, perché fino alle 3 di notte potete godere dell'intero sistema di trasporti dell'amministrazione comunale. Ma noi ci impegniamo anche a fare in modo che alle 8:30 del mattino successivo il territorio sia completamente pulito. L'abbiamo fatto per 3 anni consecutivi. Esatto, assolutamente. Un'ultima cosa che voglio ricordare, perché insomma io seguo da vicino tutti i lavori della quinta municipalità, perché insomma spesso ci colleghiamo, poi sono un cittadino un po' del quartiere Vomero, perché vengo spesso al Vomero e per interessi lavorativi e ovviamente di amicizia, e vedo che insomma la tua amministrazione scende in campo ogni giorno per stare vicino alla gente e per cercare di rendere questo quartiere quanto più vivibile possibile. E allora diciamo anche un'altra cosa importante, che questa notte bianca è un altro di quegli eventi, di quei progetti a costo zero, cioè dove sono scese in campo tutte le forze del territorio e soprattutto le numerosissime associazioni presenti sul territorio. Di più, tutto questo per noi, come dire, è uno spartiacque, perché noi dimostriamo che il privato sociale e la pubblica amministrazione possono in qualche modo interagire per dare contributo, per creare condizioni anche di mercato, ma tutto questo a costo zero per l'amministrazione. Quest'anno ci abbiamo aggiunto anche la fortissima presenza delle scuole. Le scuole saranno dentro progetto, saranno impegnate all'interno e fuori delle scuole. Un altro slogan che abbiamo lanciato: illuminiamo le scuole, non soltanto di luce elettrica, ma anche di luce di saperi, di luce di cultura e di luce di arte, per cui tutte le scuole da Rione Alto fino a Piazza Vanvitelli parteciperanno a tante performance, insieme a loro anche la rete delle associazioni. E poi, come gli anni scorsi, noi abbiamo fatto un pubblico bando e abbiamo chiesto ad artisti, ad organizzazioni come la vostra di voler partecipare. Noi siamo stati ben lieti di ospitare questi, diciamo così, attori fondamentali del nostro territorio, come pure saranno impegnate tutte le librerie del territorio. Esatto. Che parteciperanno con presentazioni di libri attinenti al tema, dove ci saranno dei dibattiti, ci saranno davvero tanti grandi protagonisti, da Tano Grasso al procuratore antimafia Franco Roberti, il sindaco, il prefetto, con molta umiltà anche il sottoscritto e tanti altri, e quindi garantiremo una giornata di dibattito, di discussione, ma come dicevamo prima anche di festa. Ecco, noi vogliamo dare un contributo allo sviluppo della città, ci teniamo molto. Assolutamente, tutto questo allo Startup il 22 di ottobre alla conferenza stampa alle ore 12 a Palazzo San Giacomo, alla sala giunta al secondo piano, insieme al sindaco De Magistris ed altri ospiti illustri. Anche quest'anno c'è la partecipazione del conservatore di San Pietro Maiello, vero caro Mario? Quindi insomma un'altra presenza, partecipazione del conservatorio con i loro musicisti. Esatto, un'altra presenza importante, una straordinaria partecipazione dell'Accademia delle Belle Arti, che hanno in qualche modo ideato lo slogan, il logo, tutta la grafica, anche qui sempre per tenere in connessione tutte le strutture pubbliche della città che rappresentano davvero la nostra eccellenza. Benissimo, io abbraccio forte il presidente dottor Mario Coppeto della quinta municipalità Vomero Arenella. Appuntamento alla conferenza stampa di venerdì mattina, dove ci saremo anche noi di Radio More Napoli. Giovedì. E poi, scusami, giovedì 22 alla conferenza stampa alle 12 e poi ovviamente alla notte bianca, a cominciare dalle ore 20 dal palco centrale di Piazza Vanvitelli per abbracciare poi tutte le altre piazze. Grazie presidente. Vi aspettiamo in tanti. Arrivederci. A presto. Radio Amore Napoli.
Napoli.